Massimo De Bertoli, team manager della Vilnius Cervency Force. Dopo un 2019 positivo, quali sono le aspettative e le ambizioni per il 2020? Ma sicuramente il 2019 è stato coronato dalla vittoria alla Cape Epic, per noi vittoria di tappa, però per noi una cosa grandiosa, quindi ripartiamo da qua, nel senso che siamo riusciti a confermare appunto la nostra presenza con tre team anche per quest'anno, per il 2020, e certo l'obiettivo è quello di... E l'obiettivo e il sogno sarebbe quello di riconfermarci, però sappiamo che è difficile, però insomma ci mettiamo l'impegno massimo. Poi ci sono tante altre gare durante l'anno che ci vedranno impegnati, dove possiamo fare bene, ecco. Sì, il calendario sarà sia internazionale che nazionale, con tanti atleti con caratteristiche diverse per potersi esprimere bene su ogni terreno. Da chi si aspetta magari qualcosa in più quest'anno, Massimo De Bertoli? Ma certamente l'anno scorso abbiamo avuto dei corridori come Martino Tronconi che hanno un po', diciamo un po' reso un po' sotto le aspettative, per non per delle colpe sue, anche per un po' di sfortuna. L'impegno è sempre stato massimo e siamo convinti che lui possa fare molto bene, che è un ragazzo giovane che non è ancora maturo al 100%, quindi sicuramente lui. Poi abbiamo altri due ragazzi che hanno fatto vedere che pasta sono fatti, che sono Rebagliati e M, che hanno fatto un ulteriore salto di qualità durante il 2019. Anche loro possono arrivare da qualsiasi parte, e poi vabbè Cattaneo, che è il nostro punto di riferimento. Ecco, e poi c'è anche Massimo De Bertoli, con un piccolo intoppo invernale, un piccolo infortunio, però ancora pronto a montare in sella. Ma sicuramente a me la bicicletta fa parte ormai della mia vita, è una passione grandissima. Quest'anno ho avuto un piccolo infortunio, piccolo grande, insomma, a dicembre. Certo, diciamo che i miei risultati non sono fondamentali e non sono più a livello assoluto, ma questa è una cosa normale, l'età avanza, la ruota gira. Però comunque anche i risultati che abbiamo portato negli ultimi anni nelle gare come la Cape Epic Master o la Transalp Master sono comunque importanti. Sono comunque anche delle esperienze per me particolari. Faccio un esempio: la Transalp, che abbiamo vinto tre volte di fila col mio compagno nonché sponsor Dax Jaikel, CEO di 7C, che insomma ricordo è una persona con un handicap importante, gli manca una gamba, però siamo riusciti per tre anni a portare a casa la Cape Epic Master, quindi insomma, sono soddisfazioni diverse rispetto a quelle di un tempo, però comunque non per questo meno importanti.